Salve ragazzi, bentornati nel mio canale, io sono Bushi e oggi siamo qua con la demo di Detroit Become Human. Iniziamo subito. 15 agosto 2038. Ore 20 e 30, quasi. Negoziatore sul posto. Ripeto, negoziatore sul posto. Ok, posso già andare avanti, benissimo. La visuale. Allora. R3, interagisci con la levetta destra. Ok, queste sono le prime informazioni che ci danno. Abbiamo Philips John. Philips Caroline. Perché su tutti e tre c'è Philips, quindi okay, penso sia il nostro personaggio Philips. Quindi John è quello in cima, Caroline quella a sinistra e Emma quella sotto. Abbiamo i loro dati di nascita e la residenza. Questa era la prima informazione che ci troviamo davanti. Qua ce n'era un'altra, mi è parso di aver visto. Eccola qua. Un pesce. Cosa? Salva, vai via. Salva. L1 per guardare quello che c'è qua, ma non capisco cosa. Non penso sia importante. Comunque, la prego, salvi la mia bambina. Cosa? Mandate un androide. Mi spiace, dobbiamo andare. Non potete farlo. No, perché non mandate una persona vera? Trovi il capitano Allen. Non sembra aver molta simpatia con gli androidi. Chissà perché. Allora, prima di andare avanti esploriamo. Vediamo un po' con cosa possiamo interagire. Ok. Bisogna parlare per forza con il capitano. Capitano Allen, mi chiamo Connor. Sono l'androide della Cyberlife. Spara a tutto quello che si muove. Ha già ammazzato due dei miei uomini. Potremmo intervenire, ma sono sul bordo della terrazza. Se lui cade, lei cade. Nome del deviante. Penso sia la... Ah, cazzo, c'è il tempo. Vabbè. Ha provato il codice Fanculo. Di disattivazione. Ci abbiamo provato subito. Comportamento del deviante, shock emotivo e nome del deviante. Conosce il suo nome? Senti, salvare la bambina è ciò che conta. Perciò o ci pensi tu a questo androide, o ci penserò io. Non penso sia andata molto bene. Scopri cosa è successo, salvo l'ostaggio a qualunque costo. Questi sono i nostri obiettivi. Va bene, analizza. Usa la levetta destra per muovere, non ho fatto in tempo. E triangolo per analizzare. Questo è il tipo di pistola. Inizi da analizzare uno su due. Non sembra esserci... Ah, eccolo. I proiettili. Ricostruiamo quello che è successo. Ricostruzione completa. Usa L2R2 per rivedere la ricostruzione.
L2 R2. Ah, il deviante ha preso la pistola del padre. Io posso interagire più o meno anche in questo modo. Basta, esci. Probabilità di successo del 51%. Ora, scopri cosa è successo, ispeziona la stanza dell'ostaggio. Musica dalle cuffie. La bambina non ha sentito gli spari. C'è solo questo? Ok, esamina. Un tablet. Riproduci. No. Eccolo qua. Ok, ora sappiamo il nome del deviante. Daniel. Sappiamo cosa è successo. Quindi, questo Daniel dovrebbe aver preso. Hai sbloccato un dialogo o un'azione spesso utile. Scopri cosa è successo. Stanza, non l'ho fatto in tempo a leggere. Comunque, sappiamo che questo Daniel ha preso la pistola. Almeno, se è il pezzo che ho capito, questo è quello dei mostrato nei trailer. Quindi lui ha preso la ragazza e ora si vuole buttare. Non so se con lei o da solo. Comunque la tiene in ostaggio per il momento. Che questo tipo di telecamera non mi piace, il fatto che non posso gestirmela per bene io. Ho sbloccato un'azione o un dialogo. Ma non mi ha detto quale. Là ci sono già stato, controlliamo. Scopri cosa è successo, ispeziona la stanza. Quello che abbiamo fatto prima lo rifacciamo anche ora. Ok, altro? Stavano per andare a cena. Ho visto un tablet anche qua. Mi è parso almeno. Un tablet, guarda. No, un libro. Non ho ben capito. Non me l'aspettavo. Analizza anche questo. L'agente DDP è morto. Allora, qua c'è qualcosa. Ferita da proiettile. Ah, cazzo, non ho fatto in tempo. Deceduto, agente ha il nome. Residuo di sparo. Quindi lui anche ha sparato. Ricostruiamo il fatto. Ok. Quindi era... Ok, stavo qua davanti. C'è qualcosa là in fondo. L'ostaggio.
ha sparato e l'ha colpito. È caduto. Ah, c'era qualcos'altro? Ah, si sono sparati a vicenda. Il rapitore è stato colpito ad una spalla. Il deviante è stato colpito ad una spalla. E quindi quello che vediamo dietro è il suo sangue. Ok, l'ha inseguito. È successo così. Capito. Però avendo da analizzare c'è ancora qualcos'altro in questa situazione. Ecco qua la pistola del poliziotto. È scivolata giù. Riponi, prendi. Agli androidi è severamente proibito possedere o utilizzare qualsiasi tipo di arma. Quindi facciamo riponi. Già non abbiamo molto un'altra probabilità di successo. Se non mi sbaglio dovrebbe essere del 57%. Non rischiamo. Questa è la scarpa della bimba. L'ostaggio forse è ferito. Abbiamo il 60%. Qua c'è qualcos'altro ancora? Quello che dovrebbe essere il sangue. Sangue blu fresco. E il modello, numero di serie. Il 62%, non è molto alto. Bene. Salvo l'ostaggio, ostaggio. Non avvicinarti o mi butto! No, no, ti prego, lasciami! Via, via, via! Nome. Ciao Daniel! Com'è? Mi chiamo Connor! Come sai il mio nome? So molte cose su di te! Sono qui per aiutarti! Stanza dell'ostaggio. Perché? Che cazzo è successo? Salvo l'ostaggio a qualunque costo. Calma, libera l'ostaggio. Rassicura. Non voglio farti del male. Voglio solo parlare e trovare una soluzione. Parla! Non voglio parlare. È troppo tardi ormai. Troppo tardi. È salita la nostra. Le nostre possibilità sono guasto in colpa. Non hai scelta, Daniel. Quello che hai fatto è molto grave. La domanda è: vuoi uccidere un altro innocente? Non dipende da te. Sono io che reggo il gioco. Se io muoio, lei muore. Mi hai capito? In colpa, comprensivo, guasto, comprensivo. Senti, so che non è colpa tua. Le emozioni che provi sono solo un errore di programmazione. No, non è colpa mia. Ok, 54. Io non volevo questo. Li amavo, lo sai. Ma per loro non ero niente. Sono uno schiavo a cui dare ordini. In colpa, parla con l'ostaggio. Parla con l'ostaggio. Stai bene, Emma? Ti prego, aiutami. Non voglio morire, non voglio morire. Non morirà nessuno. Stiamo calmi. Andrà tutto per il meglio. Questo rumore mi sta facendo impazzire. Digli di mandare via quell'elicottero. Accettiamo. Ecco, come mi hai chiesto.
100%. Fiducia, razionale, ultima chance. Fiducia. Devi fidarti di me, Daniel. Lascia andare l'ostaggio e ti prometto che tutto andrà bene. 70. Voglio che mandi via tutti. E voglio una macchina. Una volta fuori città la lascerò libera. Comprensivo, rifiuta. Il cerchio per il momento ci ha portato fortuna, quindi sarà comprensibile. Impossibile, Daniel. Sempre con il cerchio. Lascia la ragazza e prometto che nessuno ti farà del male. 76. Io non voglio morire. Rassicura, verità, rassicura. Non stai per morire, faremo una chiacchierata. 100%. Non ti succederà nulla, hai la mia parola. Ok. Mi fido. Cazzo. Però me l'aspettavo. Mi hai mentito, Connor. Ammazza la bambina. Ammazza. No. Ok, sembra si sia fermato. Missione compiuta. Questo è il diagramma della scena. Puoi usarlo per vedere le scelte fatte, quelle ancora da intraprendere e le possibilità sbloccate. Ok, questo è il riassunto di quello che abbiamo fatto. Quindi immagino ogni missione del gioco sarà comunque strutturata in questo modo, quindi noi dovremmo indagare nella scena e compiere la missione che ci sarà data. Ovviamente so che nel gioco ci saranno più personaggi e questo era uno di loro. Scopri cosa è successo, salva l'ostaggio a qualunque costo. Ok, noi ci rigiochiamo ora la demo per vedere le varie scelte, come può cambiare la situazione in base alle varie scelte. Dobbiamo rianalizzare tutto quanto, sì. Qua ci ridice sempre la situazione. Questa volta però la prenderemo. E sali comunque. Indietro! Non avvicinarti o mi butto! Nome. Ciao, unica Daniel. Scelta. Come mi prima. Chiamo Connor. Come sai il mio nome? So molte cose su di te. Mi sembra una vittima e scopri cosa è successo. Sono qui per aiutarti. Allora, calma. Libera l'ostaggio. Rassicura Daniel. La X empatizza. Proprio come te. So come ti senti. Che cosa cambia se sei un androide? Sei incazzato. Sei dalla loro parte. Tu non capisci come mi sento io. Sei armato? Menti, verità. Menti. No. Non ho una pistola. Tu menti. So che hai una pistola. Ti sto dicendo la verità, Daniel. Sono venuto disarmato. Ok. Realista, incolpo, guasto.
Sei difettoso, Daniel! C'è un problema nel tuo software, lo sistemeremo e tutto tornerà come prima! Non ho bisogno di niente! Funziono perfettamente! Ma ho aperto gli occhi! Si incazza sempre più! Non permetterò più a nessuno di umiliarmi! Mai più! In colpa, comprensivo, realista. Realista. Non hai scelta, Daniel! Quello che hai fatto è molto grave. La domanda è: vuoi uccidere un altro innocente? Non dipende da te! Sono io che reggo il gioco! Come prima? Se io muoio, lei muore! Mi hai capito? Comprensivo, parla con l'ostaggio in colpa. Comprensivo, in colpa. Guarda cosa hai fatto! Non sei progettato per uccidere gli umani! Progettato per essere cosa? Uno schiavo? Un giocattolo? Volevo che si prendessero cura di me, che mi volessero bene. Volevo essere qualcuno. Questo rumore mi sta facendo impazzire. Digli di mandare via quell'elicottero. Rifiutiamo questa volta. Non credo mi darebbero retta. Ultima chance, fiducia razionale. Ultima chance. Sono la tua ultima possibilità. Se la perdi, ti uccideranno. Lascia andare l'ostaggio. Non hai scende altra scelta di più. Voglio che mandi via tutti. E voglio una macchina. Una volta fuori città la lascerò libera. Comprensivo, compromesso e rifiuta. Vediamo con compromesso ancora. Impossibile, Daniel. Lascia la ragazza e prometto che nessuno ti farà del male. E 40%. Io non voglio morire. Rassicura, verità, verità. Hai ucciso degli umani. Niente impedirà loro di distruggerti. E ucciderne un altro peggiorerà le cose. Prendo ordini da tutta la vita. Ora tocca a me decidere. E noi cadiamo con lui. La bambina è salva. Missione compiuta. Quindi quello che vediamo è che comunque alla fine abbiamo due scelte. In base a quelle che scegliamo prima, a quello che gli diciamo prima, cambia il finale. Quattro finali, due scelte alla fine. Quindi bisognerà stare attenti a quello che gli si dice. Il diagramma di prima. Ok ragazzi, questa era la demo di Detroit Become Human. Abbiamo sbloccato Connor si tuffa per afferrare Emma e cade, quindi un altro finale. Ne mancano due. Però già da questo... No, forse... No, cazzo. 1, 2, 3, 4, 5, 6? Se hai finali? Addirittura? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non me l'aspettavo. Quindi noi abbiamo... Ok. Adesso ho visto qualcosa. C'è dell'altro. Daniel salta con Emma. Ha due finali. Hai costruito abbastanza fiducia. Ne ha uno solo. Che è la morte comunque del deviante. E poi ce ne sono altri tre. Io credo che questo sia
per gli amanti del genere, un gioco veramente assurdo perché dà parecchi finali, parecchie scelte, un'esplorazione del luogo per capire cosa è successo, per dare le risposte giuste. Sembra molto interessante. Bello. Non porto tutti quanti i finali perché non avrebbe molto senso al momento, ma li farò assolutamente tutti quanti. Spero che il video vi sia piaciuto e vi sia stato utile. Sostenetemi se è stato così, commentate, condividete con i vostri amici e alla prossima.